Live. Ciao a tutti. Siamo live. Sì, siamo live. Facciamo, siamo live. Allora, facciamo Instagram. Ora andiamo. Partiamo anche con Instagram. Ti invito. Vai. Sono live anche su Instagram. Ragazzi, sei diventato. Ti sei collegato? Sì, sì, sto entrando. Ancora? Sto nella diretta anche su Instagram. Allora, buonasera, c'è già Monica con noi. Ciao Monica. Allora, vediamo. Eccoli qua. Aggiungi. Allora, diretta su Instagram. Sì, sì, mi sa che sono bravo anch'io, Eccoti, eccoci qua, quanto siamo belli, no? si fa per dire. Eccolo qua. Buonasera Walter, buona. Ciao, c'è Walter già, grande. Cioè, ma guarda. Ciao Monica. Cioè, che dice anche ciao Fabietto! Ciao a tutti. Walter che è arrivato. Bene, bene, bene. Oh, questa sera sono contentissimo per l'argomento. Perché è super dibattito. E mi sono preparato. Cioè, la cosa bella è che mi sono preparato. Soprattutto perché ho fatto delle prove su di me. Cioè, io non potevo parlare senza fare delle prove, altrimenti non riuscivo a essere credibile. Ora tu ci spiegherai esattamente come funzionano le cose. Ma perché Fabio, aspetta che c'è qualcosa per te? Ah, sì, sì. Ma perché Fabio lo conosciamo? Assolutamente, assolutamente. Allora, sono contentissimo per l'argomento, perché... sai, quando uno prende un argomento e lo comincia a sviluppare, a cercare di capire esattamente di cosa avremmo parlato, ho scoperto che era una figata. Scusate, ma mi metto gli occhiali che sono ciecato io in realtà. E quindi questa sera si parlerà finalmente del digiuno intermittenza. E io voglio inserire un'altra parte, il MIMA digiuno, perché credo che vada. Ecco. Non ci ho pensato. Vada certo. Insieme questi due argomenti, esatto, no? Esatto. Perché le mie ricerche mi hanno portato a capire che fondamentalmente sono due argomenti che vanno insieme. Io non vedevo l'ora, Fabi, sentirti, perché così mi faccio raccontare veramente tutto. Perché allora all'inizio ero partito con un pensiero. Il mio pensiero era, no, vabbè, ma il digiuno è una cosa fighissima, bisogna... Ho cercato delle evidenze scientifiche che non ho trovato. ho trovato delle cose che dicevano tutta una serie di cose che io pensavo. Quindi è stato utilissimo andarmi a informare e non vedevo l'ora che tu questa sera ci illustrassi proprio bene quello che è. Vabbè, comunque non è che sono ho la scienza infusa su questa cosa, mi posso riportare un po' quello che so, un po' quello che si dice, un po', diciamo, molto in generale, senza scendere troppo nel tecnico, no? Magari facciamo un cappello introduttivo per spiegare cos'è il digiuno intermittente, perché magari non tutti lo sanno, e poi ci sono varie tipologie. Diciamo, si divide in due grandi famiglie. Diciamo, la prima è l'intermittent fasting, ovvero il TRF, time restricted feeding, ovvero che tu durante la giornata hai una finestra di tempo in cui mangi e una finestra di tempo in cui digiuni, non mangi. Quindi il digiuno è all'interno della giornata. Si chiude la giornata e una parte hai fatto digiuno, una parte hai mangiato. La seconda tipologia è quella sui giorni, ovvero che hai dei giorni in cui mangi normalmente e dei giorni in cui digiuni o quasi, e la minima digiuno entra in questa categoria qua. Ci sono varie tipologie, ci sono quelle in cui hai, una famosa per esempio è 5 giorni normali,
e 2 giorni a bassissime calorie, o basse calorie, medie calorie, oppure senza mangiare proprio. Poi c'è l'eat, stop, eat, ovvero mangi, digiuni, senza proprio, in questo caso non c'è un minimo calorico, proprio non mangi nulla nell'arco delle 24 ore e rimangi il giorno dopo. Fondamentalmente tutti questi approcci si basano su un concetto chiave, che è quello che ripetiamo da sempre, è quello su cui si basano tutte le diete, ovvero il deficit calorico. Facciamo un esempio: noi vogliamo fare una dieta normale che ci porti a perdere più o meno 0,5 chilo di grasso a settimana, che diciamo sappiamo è una quota sostenibile per l'organismo, 0,5 chilo. Per fare questo, diciamo, 1 chilo di grasso perso corrisponde più o meno a 7.000 calorie, per perdere 1 chilo dobbiamo bruciarne 3.500. Quindi diviso 7 giorni sono più o meno 500 al giorno, ovvero facciamo un deficit di 500 calorie al giorno e noi siamo più o meno, non è così, però all'incirca perdiamo 0,5 chilo a settimana di grasso. Quindi, per fare un esempio concreto, io ho un dispendio calorico giornaliero di 2000 calorie, mi metto a 1500, tutti i giorni 1500 e io perdo 0,5 chilo a settimana. Poi saranno, non sarà mai così, però comunque in teoria è così. Però invece di fare 500 calorie al giorno, posso fare che in 2 giorni a settimana creo un deficit tra 1500 e 2000 e ho fatto comunque le mie 3000-4000 calorie al giorno di deficit. L'ho fatto solo in 2 giorni. Poi sono alcune più aggressive che fanno 3 giorni pieni di digiuno, quindi diciamo diventa ancora più alto il deficit, quello per chi vuole perdere più peso, mettendo anche un po' a repentaglio la massa magra però. E diciamo questi sono un po' i tipi principali di digiuno. Poi c'è quello che diciamo all'inizio, ovvero il digiuno intermittente sulla giornata, ovvero io ho una finestra temporale che dura dalle 8 ore massimo fino alle 3 ore, che è la Warrior Diet, in cui mangio, e tutto il resto del tempo non mangio nulla, bevo e basta. E si basa più o meno sullo stesso principio, ovvero diciamo che io magari mangio 2000 calorie al giorno divise in 500 colazioni, 500 pranzo, 500 cena e 2 spuntini da 250. Tolgo colazione, spuntino, tolgo 750 calorie. Se il resto mangio uguale, e quindi ho fatto il mio deficit. Poi sorgono un sacco di problematiche riguardo a questo, ovvero ma poi ce la faccio a mangiare le stesse quantità se salto i primi 2 pasti? Per qualcuno sì, per qualcuno no. Poi magari c'è il rischio che mi abbuffo, c'è il rischio che mangio troppo poco, capito? C'è il rischio che magari in 3 giorni, un giorno intero di digiuno non lo reggo, preferisco fare magari un deficit più moderato. C'è invece chi dice no, io mangiare poco non preferisco, di no, preferisco non mangiare per niente. Quindi diciamo, è sempre molto soggettiva il fatto che la dieta possa funzionare oppure no, non c'è una regola uguale per tutti. Questo è un po' il concetto di introduzione. Esatto, io pure guarda, cercando, ho capito questa roba qui. E, però ci sono un po' di evidenze scientifiche, anche diciamo ancora io mi sono interessato. Non so se quello del dell'università, aspetta che me lo sono segnato. Proprio lo studio originale che ha segnato, proprio scientifico quasi, no? È un neuroscienziato in realtà che ha fatto questa ricerca con lo scopo di andare a capire fondamentalmente qual era l'impatto sul cervello. Perché? Perché tutto questo, ecco, del Dipartimento di Studio della Johns Hopkins University, insomma, non era proprio uno così, ha fatto questa ricerca sul capire, e questa ricerca è riportata anche sul sito di Veronesi, che ha fatto questa ricerca su capire l'impatto che ha tutto questo sul nostro cervello. E dice che non è completo come studio, quindi non ci sono dati ancora attendibili, però dice una cosa che io ti volevo chiedere, ma questa cosa di rinnovare le cellule, cioè il fatto che noi stressiamo, no? È un po' come il discorso del muscolo. Cioè, come funziona se io voglio mettere massa? Tu mi insegni. Se io voglio mettere massa, devo andare in un posto, stressare con un peso il mio muscolo e una volta che si è rotto, si è cosato, ricresce più forte. Giusto? Ho capito Più o meno sì, bene? più o meno A sì, è così. grandi linee è così. Allora, se noi ci basiamo su questo tipo di concetto,
possiamo farlo anche perché digiuno è uno stress caricato. Poi vi dirò del ha un impatto benefico su quale livello, no? Della mente, dello della spiritualità, perché tante giovani già in antichità la usavano per sviluppare tutta una serie di cose. Però io stavo riflettendo su questa ricerca, sul fatto che può essere che stressare il nostro fisico ci dia modo di sviluppare delle cellule ancora più forti, più resistenti? Allora, quello che tu dici è il meccanismo dell'autofagia, ovvero alcune ricerche dimostrano che dopo 14-16 giorni di digiuno comincia un meccanismo per cui il corpo, posto in situazioni di necessità, va a diciamo mangiarsi le cellule meno efficienti per produrre energia. Quindi dopo averle mangiate, quando tu poi torni a rialimentarti, riproduci quelle cellule, probabilmente essendo nuove saranno probabilmente più funzionanti. Quindi i principali sostenitori del digiuno intermittente dicono che questo principio fa sì che magari i mitocondri che non funzionano più bene, i mitocondri sono quelle cellule dove si bruciano i grassi, che non funzionano più bene perché abbiamo un metabolismo un po' ridotto, oppure anche cellule del cervello, per esempio, possono rinnovarsi tramite il digiuno intermittente. Allora, diciamo, l'argomento è abbastanza dibattuto, nel senso che alcuni studi dimostrano di sì, altri invece non hanno visto niente. Quindi non ci sono prove definitive ancora. Comunque il discorso più a livello generale, quello che dicevi tu, ovvero stressare, porta un miglioramento, tendenzialmente sì, ma dipende da quanto è forte lo stress, ovvero diciamo siamo sempre lì a bilanciare tutte le fonti di stress, perché diciamo, riferendoci all'esempio che facevi tu sulla palestra, se io metto un peso eccessivo, ovvero che non è che mi dà uno stress positivo, che mi fa reggere, no? Lo stress negativo che è troppo alto, io non riesco a reggerlo, magari mi faccio male o semplicemente non miglioro. Stessa cosa per il digiuno, quindi bisogna sicuramente scegliere bene il periodo in cui farlo, perché se è un periodo in cui ho già molto stress, aggiungere un ulteriore stress a quello che ho già potrebbe farmi, diciamo, stare peggio. Non è sempre una cosa positiva. Quello che tu dici comunque è stato in parte dimostrato scientificamente, ovvero si è visto che diciamo, il digiuno migliora la risposta allo stress in acuto, ovvero nel breve termine. Poi i problemi degli studi è sempre sul lungo termine, perché diciamo costa molto finanziarli e andare a vedere quello che succede dopo 5-10 anni non è possibile. Quindi possiamo fare delle ipotesi. In acuto sembra che migliora la risposta allo stress, sembra che migliora il sistema immunitario. Ci sono anche altri benefici che sembrano derivati dal digiuno intermittente, però appunto essendo che le evidenze sono poche, non si sa. Per esempio l'evidenza empirica invece ci dice che tra una persona che fa il digiuno intermittente che non perde il deficit calorico, una che non lo fa ma produce comunque il deficit calorico, non c'è nessun tipo di differenza su nessuna cosa. Ovvero per esempio questa autofagia potrebbe avvenire comunque anche senza il digiuno, ovvero quando il corpo è messo alle strette deve bruciare qualcosa per produrre energia, va a consumare le cellule, quelle che sono meno efficienti, ma questo non è detto che sarà una forza di digiuno intermittente, deve bastare semplicemente un deficit calorico. Certo, un deficit calorico magari controllato, che quello ha un senso. Intanto saluto Patrizia, che non la vedo da un po', c'è una mia amica Patrizia, vabbè. Ciao Patrizia, ciao Alessio, ciao Alessio. No, perché sono arrivati ora. Un po' di commenti, poi diciamo li saluto anch'io. No, guarda, te li faccio vedere perché c'è Alessio. Alessio, ciao Alessio. Ciao, poi c'è Patrizia, e poi c'è Alessandro. Grande Alessandro, benvenuto, sono contento di essere venuto anche te. Ben trovati. Cosa si fa veramente divertente, perché il mio studio mi ha tolto anche un altro mito. Sono profondamente dispiaciuto perché sì Monica, puoi fare delle domande, assolutamente. Per questo, per rispondere. Il nostro compito è proprio rispondere alle domande. Un mito che era quello del detox. Io ero convinto quando facevo questa, non sei stato simpatico Fabio, ma hai costretto a scoprire che non c'era nessun detox, soprattutto perché in realtà
quando tolgo e non fornisco più alimento al mio fegato, smette di funzionare, quindi il detox si va a far friggere. Però adesso esatto. Non lo so, è stato un bel problema. Aspetta, Monica ha fatto una domanda importante, credo. Aspetta. Leggiamo? Ok, la leggo io, dai. Monica dice, sì. Io ho cominciato quasi per gioco 10 giorni fa con intermittent fasting, 16-8, 16-8 vorrebbe dire 16 ore di digiuno e 8 di alimentazione, incuriosita anche dalla vostra diretta, che poi ho approfondito attraverso il web. Ho riscontrato molti benefici, sia fisici che psicologici, perché mi sento più vitale e positiva, oltre ad aver perso qualche grammo. Solamente che però non posso fare attività fisica seria, pur dovendo perdere peso. Fabio lo sa perché mi conosce personalmente. Per via di alcuni infortuni che sto recuperando lentamente, ha senso proseguire? E non vedo più il resto della domanda. Proseguire in mezzo, immagino, penso sia stato. Vediamo. Neanche io ti posso aiutare da qua. È il massimo che mi fa vedere. Vabbè, comunque domanda, immagino che ha senso proseguire col digiuno intermittente. Immagino no, questa è la domanda. Allora, fondamentalmente. Fondamentalmente non. Non ci sono delle regole di digiuno intermittente, cioè l'unica un po' è quella che dicevo prima, ovvero se io sono già a livelli di stress alti, meglio non metto ulteriore stress, ma questo vale anche per una qualsiasi dieta ipocalorica, cioè se io sono già stressatissimo non mi vado a mettere in deficit, perché aggiungo un ulteriore stress e non ottengo nulla di positivo, quindi questa è l'unica regola un po' fissa. Se uno vuole perdere peso lo può usare tranquillamente il digiuno intermittente, diciamo attività fisica seria. Aspetta che ha finito la domanda. Ha senso proseguire il digiuno intermittente senza fare anche attività fisica intensa e allenamento al fine di perdere peso e mettere massa muscolare? E quanto è importante soprattutto nel periodo di digiuno idratarsi e bere molto? Ah, sono due domande importanti. Allora, fondamentali. Allora, il fatto di bere sicuramente, ma questo a prescindere che sia digiuno, è sempre importante bere, perché appunto la disidratazione è un ulteriore stress per l'organismo. Quindi almeno leviamo di quello, diciamo bere, basta soltanto volerlo fare, posso capire non mangiare, che ci vuole un po' di forza di volontà, però per bere basta prendersi la bottiglia e bere, quindi non costa niente, quindi assolutamente sì. Per quanto riguarda la massa muscolare, questo è un discorso interessante, perché uno dei primi che ha tirato fuori un digiuno intermittente, si chiama Martin Berkan, ha chiamato il suo protocollo Lean Gains, ovvero aumento di massa muscolare in maniera pulita, ovvero senza mettere su grasso, perché lui sosteneva che nelle 16 ore di digiuno si va comunque a perdere un po' di grasso e quando poi si fa, diciamo, la fase di alimentazione si mette sul muscolo. Quindi in teoria perdo grasso, poi magari le rimetto su un pochettino mentre metto sul muscolo, mentre mangio, e alla fine il bilancio vado più o meno in pari rispetto alla scuola del bodybuilding, diciamo old school, in cui si metteva su un sacco di massa muscolare con tantissimo grasso, no? Quindi questo era un po' all'estremo opposto. Diciamo, se è visto poi non funziona proprio così, nel senso che non c'è nessun vantaggio, come dicevamo prima, rispetto a fare un'alimentazione normale, almeno per quanto riguarda il grasso. Però per quanto riguarda l'allenamento non c'è problema, si può sicuramente fare. C'è chi preferisce farlo a digiuno per aumentare i presupposti benefici dell'autofagia, ovvero sembra che se io faccio allenamento nell'ultima fase di digiuno, ovvero dopo la 14ª ora, sembra che, diciamo, l'autofagia è potenziata, quindi aumenti i benefici, ma anche questa cosa qua non è dimostrata. E c'è invece chi preferisce farlo non a digiuno ma dopo aver mangiato, perché è ovvio che a digiuno ho meno energie e quindi preferisco farlo tra un pasto, diciamo dopo tutti e tre i pasti, oppure più spesso tra il pranzo e la cena magari, perché diciamo viene più comodo. In questo modo sfrutto anche un altro effetto positivo che ha il digiuno intermittente, ovvero diciamo risistemare, migliorare la sensibilità all'insulina. Quindi questo è un effetto abbastanza positivo, ovvero in cui non mangio, è ovvio che io, andando a affamare le cellule perché non gli do nulla, le risensibilizzo a prendere i nutrienti. E quindi in chi, diciamo soprattutto gli obesi, ha difficoltà in questo, quindi non riesce bene a far entrare i carboidrati, è sempre la glicemia alta, sonnolenza, queste cose qua, il digiuno intermittente può essere una valida alternativa, perché nelle 16 ore vado a potenziare questo effetto meno di risensibilizzazione all'insulina.
Poi nel periodo in cui mangio di più avviene l'effetto opposto, però, che metto dentro tantissimi nutrienti insieme e il corpo potrebbe non gestirli, quindi questa è la parte negativa. Ma se io ci metto allenamento in quel periodo, allora do un ulteriore stimolo a accaparrarsi i nutrienti, e quindi questo lato di intermittente veramente può avere un senso essere fatto in questo modo, e può avere una superiorità rispetto a una dieta normale. Quindi questa è una delle poche eccezioni in cui potrebbe avere senso farlo. Quindi non so se ho risposto a Monica, semmai fammi specificami meglio cosa volevi sapere. Beh, la risposta è stata intanto molto ampia, ma mi piace un sacco andare a guardare nel tuo sapere, ne sai un sacco, bravissimo, bravissimo. Vabbè, mi piace studiare, diciamo. Bravo, bravo, bravo. Allora, c'è anche Alessio però che ci fa una domanda. Allora, si fa in cut o anche in bulk? Allora, prima di tutto spieghiamo cosa sono cut e bulk. Cut è la fase di definizione in cui si va a perdere grasso cercando di perdere meno massa magra possibile, anche se comunque, tranne in rari casi, si perderà. Viceversa, il bulk è quando si va a mettere massa muscolare accettando il fatto che un po' di grasso si mette. Queste sono, diciamo, le due fasi in cui si compone, diciamo, tutta la nostra storia di allenamento. Si fa un periodo in cut, un periodo in bulk, periodo in cut, un periodo in bulk. L'obiettivo è arrivare sempre più magri e con sempre più massa muscolare. Questo è un po' il concetto. Il digiuno intermittente può essere fatto sia in cut che in bulk. Ad esempio, un esempio che facevamo prima è quello della lean gains di Martin Berkan, quella che ho spiegato pochi secondi fa, che serve appunto a limitare il grasso che io metto su quando sto in fase di aumento massa muscolare, ovvero il bulk, anche se questo effetto non è dimostrato al 100%, però comunque il suo fine è quello, ovvero limitare il periodo in cui ho la fase anabolica per mettere su meno grasso. Invece in cut sicuramente sì, perché io sto facendo anche ora, sono circa 2 mesi che sono di digiuno intermittente fisico, e diciamo lo scopo è creare il famoso deficit calorico. Io non lo faccio per dei benefici metabolici, ovvero non credo che il digiuno intermittente mi faccia perdere più grasso a parità di calorie. Lo faccio perché in termini di aderenza mi trovo meglio, ovvero preferisco saltare colazione e spuntino per poter mangiare di più a pranzo, a cena e a merenda nel pomeriggio. Quindi non seguo nemmeno le 16 ore, diciamo semplicemente salto colazione e spuntino e poi e mangio dopo. Quindi io faccio in cut perché mi trovo meglio, perché era il famoso deficit calorico. Quindi assolutamente può essere fatto in entrambi i casi. Secondo il mio personale parere, ha più senso farlo in cut, perché in bulk poi mangiare tutte quelle calorie, noi siamo sul plus calorico in bulk. Quando dobbiamo mettere massa muscolare, dobbiamo mangiare più di quello che consumiamo. E quindi concentrarle tutte in 8 ore potrebbe mettere in crisi un po' il nostro sistema digerente, e quindi potremmo avere meteorismo, gonfiore intestinale. Potremmo non gestire bene tutti i nutrienti se non ci alleniamo in maniera corretta, soprattutto. E quindi, a mio avviso, ma questa è una mia personale, in bulk io non lo consiglierei. Però comunque dipende sempre principalmente da come uno si trova meglio. Allora, grazie. Allora, c'è anche Patrizia che ci dice: sono stressatissima e di conseguenza sto perdendo peso, ma sto perdendo, ahimè, anche tonicità. Cosa gli possiamo dire a Patrizia? Il discorso dello stress è fondamentale, nel senso che tra tutte le nostre preoccupazioni dovrebbe essere sempre al primo posto lo stress, non c'è dubbio. Lo stress ci fa produrre un ormone che si chiama cortisolo, che è un ormone antistress, appunto. Però che fa il cortisolo? È fondamentale per la vita, quindi non è un nostro nemico. Senza cortisolo probabilmente non riusciremo a sopportare lo stress. Però cosa fa? Ci fa perdere massa muscolare, perché ovviamente in fase di emergenza, noi immaginiamo, diciamo, l'evoluzione dell'uomo nella storia. Lo stress che significa? Carenza di cibo, probabilmente rischio per la vita, e quindi dice probabilmente di produrre la maggior quantità di energia, ma conservandone anche per il futuro. Quindi in questo senso, diciamo, cos'è che va incontro a tutte le nostre esigenze? Bruciare massa muscolare. Perché? Perché bruciare il muscolo ci permette di dare energia, ovvero qualsiasi cosa bruciamo produce energia, ma il muscolo è anche una delle cose che all'interno del nostro organismo consuma di più, dandoci di meno, perché comunque non possiamo bruciare il cervello, ci serve.
possiamo di bruciare il fegato, di bruciare il pancreas, perché sono organi essenziali, quindi sono, cioè, molto più importanti della muscolatura. Noi dobbiamo bruciare qualcosa che consuma molta energia, ma che è meno importante sul breve termine. E quindi, effettivamente, quando c'è il cortisolo alto, noi andiamo a perdere massa muscolare. La seconda cosa che fa, ci fa accumulare, grasso nella zona addominale, perché questa è, diciamo, una zona in cui è molto facile accumularlo e molto facile perderlo. Quindi l'organismo dice: lo metto in una zona dove è subito disponibile. Quindi metto il grasso nella zona addominale, così per il futuro ce l'ho subito pronto. Poi c'è cosa fa? Spesso peggiora la qualità del sonno, perché, diciamo, nell'evoluzione un sonno profondo ci metteva a rischio verso i predatori. Quindi in una fase di stress costante il nostro sonno non sarà mai profondo. Il problema di tutto questo è che, mentre nel passato le fasi di stress erano molto limitate nel tempo, cioè magari scappare dalla tigre oppure una carestia, va bene, ma il problema è quando lo stress dura molto a lungo, dura mesi, dura anni, non siamo preparati a reggere una cosa del genere e quindi cominciano, diciamo, i problemi, cominciano anche le malattie. Quindi, per tornare alla domanda di Patrizia, stai perdendo tonicità perché stai bruciando massa muscolare? Stai perdendo peso? Sì, perché in effetti il cortisolo fa perdere peso, ma non è quello che tu vorresti perdere. Quindi, alla fine, purtroppo, perdendo peso sotto stress ci si vede peggio. E questo è un altro motivo per cui non ha senso mettersi a dieta quando sei sotto stress. Meglio aspettare, far passare il periodo, magari mangiando un po' di più, così lo stress passa anche prima, per poi mettersi a dieta appena uno è in condizioni ottimali. Bene, bene, bene. Allora, c'è anche Walter che ci dice: ma accettiamo domande che non fanno parte del digiuno? Sì, magari in fondo a questa diretta in maniera tale che diamo modo alle persone che sono qui esattamente per il digiuno e vadano a capire. Comunque sì. Allora, continuando, prima che ora arrivino anche altre domande, mano a mano che arriva, aspetta, mi sono perso qualcuno. Ho sentito parlare di digiuno controllato, ma come funziona esattamente? Varia da persona in persona, dice Alessandro. Digiuno controllato non ho mai sentito. Se puoi spiegare meglio che cosa intendi per digiuno controllato. Cioè, potrei Bene, Alessandro. immaginare, però magari se ci spieghi meglio, almeno evitiamo di Lo sparare a specifico, caso. si riesce. Allora, quali sono però i benefici? Cioè, dice, allora, perché se questo digiuno scientificamente non ha delle rilevanze tali da impattare sulla nostra salute come immaginavo io, però allora perché si fa da secoli? Questa è la domanda che mi sono posto. Mi sono chiesto, ma perché? Allora, questo digiuno viene inserito nelle grandi religioni monoteiste e è previsto in quasi tutte. Il Ramadan, il prima di Pasqua, cioè, è sempre previsto. Lo scopo è uno. In realtà c'è una domanda, guarda, c'è una domanda, poi continua. È sempre Monica. Leggo io. Come Sì, decidere vai, vai. che tipo di digiuno seguire? 18-8, 10-14, 24-0. Allora, diciamo, non c'è una regola. Vabbè, per chi è la prima volta che ci segue, nello strutturare una dieta abbiamo vari livelli di importanza. Spesso si dà molta attenzione a quando mangiare le cose, a cosa mangiare, no? Però facciamo un cappello, diciamo, molto veloce. Alla base c'è il deficit calorico, ovvero qua posso mangiare quello che mi pare, basta che creo sul deficit calorico se voglio perdere peso, o il surplus se voglio aumentare, e il normocalorica se voglio rimanere. Poi c'è la quota proteica, ovvero impostare una quota di proteine per il mio obiettivo. Dopo ci sono carboidrati e grassi, poi ci sono le fibre, l'acqua e i micronutrienti. A questo punto troviamo il timing, ovvero quando mangio le cose. Il digiuno intermittente, se ci pensiamo bene, sta a questo punto qua. Ovvero, quando mangio quello che mangio, lo mangio sparpagliato per la giornata o racchiuso in 8 ore, in 4 ore, salto digiuno completo. Quindi, dal punto di vista del metabolismo, non ha tutta questa importanza quando mangio le cose. Perché prima ci sono le calorie, ci sono le proteine e tutto il resto. Però io volontariamente ho omesso un dettaglio, ovvero cosa c'è ancora più prima delle calorie, ovvero l'aderenza.
c'è ancora più importante il deficit calorico e l'aderenza, ovvero qualcosa che io riesco a fare, su cui mi trovo bene. E qui entra in gioco il digiuno intermittente, nel senso che se io mi trovo meglio a saltare dei pasti, a non mangiare delle giornate, riesco a portarlo, diciamo, la mia dieta riesco a portarla avanti con più costanza, con meno fatica, allora sì che ha senso farlo. Però a questo punto io, per rispondere alla tua domanda, dico quale è migliore, quello su cui ti trovi meglio, quello che riesci a portare avanti con più costanza e con meno sforzo. Grande, questa è sempre una regola valida, perché a volte ci imbarchiamo, sempre la base, perché a volte ci imbarchiamo in delle situazioni, in delle cose che vogliamo fare, poi però non riusciamo a sostenerle in un tempo sufficiente affinché dia risultato. Quindi dicevo, qual è lo scopo di, qual è l'impatto che può avere, ora parliamo di spirito e mente. Allora, come facevano gli antichi a allenare la volontà, no? Utilizzavano proprio il digiuno, perché come tu mi aiuti a capire, credo che l'uomo sia importante, l'alimentazione per l'uomo, no? Sembra che sia una parte importante. Allora, qual era il modo di mettersi alla prova? Qual era il modo di, come dire, mettersi alla prova nel sacrificare, ecco, non, era quello di mettersi a digiuno per poter contemplare la propria volontà, per poter fortificare la propria volontà. E qui entra in ballo un po' la mia esperienza personale. Io sono un fan del digiuno, come già ti avevo detto, mi capita spesso di farlo, soprattutto in momenti in cui ho bisogno, io per me, di ritrovare un po' il centro, quando mi sento in confusione, contrariamente, no? Quando le persone dicono quando sei stressato in realtà non è il momento migliore di metterti a dieta, ma io invece a volte quando sono in un momento di confusione preferisco proprio ricominciare a prendere il controllo di me partendo dalla tavola. E devo dire che una delle mie esperienze più importanti è stato che ho fatto un digiuno lungo, è stato in pandemia, è stato di un mese e di una settimana, se un mese. Una settimana. E questa settimana io sono riuscito a fare un digiuno completo, solo acqua. Solo acqua. E come dicevamo, no, l'avevamo detto, ho perso 9 kg in un mese perché ho una forza di riesco a usare la mia mente. Qualunque tipo di risultato si può ottenere, dipende da come si usa la propria mente. Cioè, questa è la cosa proprio, secondo me, importante. No, non importa molto, come dire, anzi, bisogna stare attenti a non farsi del male, però l'uso della propria mente ti può portare a raggiungere qualunque tipo di. E in questa settimana in cui non ho mangiato, in cui ho fatto proprio digiuno completo, devo dire che non so se è dimostrato scientificamente, ma io mentre più andavo avanti in questo digiuno, più mi sembrava di avere una chiarezza mentale. Mi sembrava di avere una nitidezza nel pensiero. Non so se... Ho visto che alcune ricerche che ho letto parlano di una cosa simile, parlano di uno stato per cui la mente, essendo meno presa tante altre sollecitazioni, ha una chiarezza diversa. Abbiamo una domanda. Può essere pericoloso fare il digiuno intermittenza durante l'estate? Alessandro Lopinto. Bella domanda, grazie Alessandro. Allora, fondamentalmente no, perché allora il discorso pericoloso dell'estate è fondamentalmente idratazione e pressione, ovvero sicuramente essendoci perdite di liquidi maggiori dovute un po' al caldo, un po' all'aria condizionata, sicuramente dobbiamo idratarci di più, ma questo abbiamo detto con il non c'entra, perché durante il giorno posso bere, cioè digiuni a secco sono rarissimi, comunque secondo me non hanno molto senso. Però nel digiuno si beve tanto e quindi non c'è problema.
Il discorso pressione: chi soffre di pressione bassa, col caldo l'ha ancora più bassa, potrebbe non essere un'idea ottimale di non mangiare per una fresca temporale lunga, perché la pressione ci scende ancora di più. Però è sempre un discorso, qui in questo caso magari io valuterei col medico, perché usciamo un po' dalle competenze nostre e si entra un po' su un qualcosa di patologico che noi non trattiamo, insomma. Quindi, però fondamentalmente per chi sta bene, no, non c'è nessun problema. Per chi è sano, assolutamente. Cioè, questo mi associo a... perché tutto si può fare, l'importante è che sia in salute, perché quando poi non si è in salute bisogna rivolgersi a chi di competenza. E ci abbiamo anche Mirko Gallo che ci ha raggiunto e ci fa anche una domanda: in che momento, allora, della giornata è possibile collocare il WOW? Workout, allenamento. In un dugino intermittente per cut. Wow, questi sono termini veramente, sto imparando tantissimo da... Vabbè, Mirko imparando. È già uno che sta abbastanza avanti. Sì. Grazie Mirko. Allora, che integrazione è consigliata per questa fase? Due domande interessanti. Allora, come dicevo prima, ci sono due possibilità per fare l'allenamento. Si può mettere o nell'ultima fase del digiuno per stimolare questa teorica autofagia. E questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è che dopo 16 ore di digiuno molto probabilmente avrò meno energie e sarà più difficile allenarmi. Quello che si diceva una volta, ovvero fai il cardio a digiuno che bruci più grassi, dimagrisci di più. Allora, è vero che uno brucia più grassi quando fa allenamento a digiuno, ma poi ne brucia di meno durante la giornata, per cui bisogna sempre, ecco perché dico che è importante confrontare quello che succede in acuto con quello che succede in cronico, cioè spesso il corpo va a compensare quello che succede in acuto andando poi a compensare in cronico, quindi brucio più grassi durante l'allenamento, ne brucio meno durante il giorno, alla fine è uguale. Però il problema è che magari l'andamento di digiuno avrò consumato totalmente di meno se avevo meno energie, e quindi potrebbe non essere ottimale fare allenamento in questo caso nell'ultima fase di digiuno, tranne che non voglio magari produrre uno shock per l'organismo. Chi è sempre abituato a allenarsi a stomaco pieno con energia, potrebbe essere un'idea per sbloccare una situazione di stallo fare allenamento a digiuno. Quindi vediamo che le opzioni sono praticamente infinite. Invece il secondo caso è di fare l'allenamento dopo il pasto, ovvero nella fase di alimentazione, nelle 8 ore in cui mi alimento. E questa secondo me è l'opzione migliore per la maggior parte delle persone. Perché? Perché io sfrutto la fase di digiuno per mangiare di meno, per saltare i pasti, per produrre il deficit calorico. Poi mangio, ritrovo le forze, vado a allenarmi e così ho pure l'effetto positivo che migliorò la mia sensibilità all'insulina, perché il momento in cui ce l'ho più bassa, ovvero dopo aver mangiato tanto, mi vado ad allenare e quindi do un input al mio corpo a accaparrarsi i nutrienti, e quindi ottengo questo doppio effetto positivo. Quindi fondamentalmente, per riassumere questa risposta, tecnicamente è meglio a stomaco pieno allenarsi, ovvero dopo aver mangiato, però in alcuni casi potrebbe essere una buona idea farlo addirittura. Per quanto riguarda l'integrazione, non c'è bisogno di nulla di particolare, se non c'è un caso, che è l'unico caso in cui gli aminoacidi ramificati sembrano avere un senso, perché mentre in passato la ricerca scientifica diceva sì, aminoacidi ramificati, mille benefici, in realtà uno dopo l'altro sono stati scontati tutti in questo periodo, tranne uno che sembra avere un effetto se uno fa allenamento a digiuno nel risparmio del muscolo, si brucia meno muscolo, insomma. Però anche questo è tutto da vedere, perché poi, come dicevamo prima, magari ne brucio di più durante l'allenamento e poi però ne metto più quando riposo. Quindi è sempre tutto un punto interrogativo. Quindi l'integrazione per il digiuno intermittente potrebbero essere aminoacidi ramificati se mi alleno a digiuno, e un'altra cosa la caffeina. Visto che abbiamo detto che potrei avere meno forza, meno reattività, potrei essere più stanco, mettere dentro un integratore che mi permette di tirare fuori quelle energie che ho e che altrimenti non sarei riuscito a tirare fuori, potrebbe essere utile. La caffeina, se mi alleno a digiuno, può essere una buona idea. Grazie. Allora, io intanto ho una sorpresa per voi che ho preparato in questi giorni e non vedo l'ora di presentarvela,
che è il nostro gruppo, ho creato il gruppo. No, questa è stata incredibile, perché a un certo punto ho pensato, ci sono una marea di informazioni che vengono fuori ogni volta, che possono essere collegate, e soprattutto ho visto che molte persone sono degli esperti, cioè tutte le persone che, molti che intervengono fanno delle domande veramente che possono essere utili a tutti noi, anche di poterle andare a rivedere, no? Magari guardarsi tutta la diretta per andare a prendere una specifica informazione diventa, come dire, complicato ogni volta. E quindi avevo pensato, Fabio, che potevamo mettere a disposizione su questo gruppo. Abbiamo perso, ti comunico che abbiamo perso Instagram, mi sa. No, io ci sono ancora, sei tu che sei saltato. Io sono saltato, l'importante è che sentono te. E questo gruppo può essere un veicolo dove mettiamo tutte le informazioni che ci diciamo, quindi prepareremo anche dei piccoli pezzi che ci possono aiutare a dare maggiori informazioni, in maniera tale che le persone, chi si vuole iscrivere, si iscriva pure, a questo gruppo richieda l'invito. È un gruppo privato dove sia io e Fabio siamo amministratori, avremo modo, certo, insomma, certo, di entrare. Ottimo. Dai, è bravo Nick, vedi Monica, già mi sono fatto amico pure Monica, e così possiamo scambiarci tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Mi dispiace, questo contenuto non è ancora disponibile. Le questioni tecniche le risolvo dopo la diretta. Quindi vi manderò a tutti quelli che sono in diretta, se vi fa piacere, il link come collegarvi, insomma, vi inviteremo sulla pagina. Quindi continuiamo pure con le domande. Perché, tornando un po' al digiuno, no? Tu lo sai che la mia massima preoccupazione è avere più energia durante tutto il giorno. Il digiuno può aiutare ad avere più energia? Allora, questo c'entra in parte con quello che abbiamo detto, che ho ripetuto in diversi punti prima, ovvero la resistenza all'insulina. Se una persona è resistente all'insulina, ovvero ha difficoltà a utilizzare i carboidrati a scopo energetico, fondamentalmente perché mangia troppo, risistemare questa situazione sicuramente porta a benefici sia di lucidità mentale sia di energia, perché una persona che non riesce a utilizzare a scopo energetico quello che mangia, è ovvio che avrà meno energia, sia a livello mentale sia fisico. E si è visto che il digiuno intermittente può dare una mano in questo senso, può dare una mano. Perché dico può? Perché non è detto che sia così. Per esempio, una persona sedentaria, ovvero che non fa allenamento, succede, fa le sue 16 ore di digiuno, poi fa 8 ore in cui mangia di più, quindi le 16 ore risensibilizza, nelle 8 ore riperde quello che ha accumulato, riperde la sensibilità, e va avanti così, e potrebbe non cambiare nulla, fondamentalmente. Però se una persona non è sedentaria, ovvero si allena, fa un minimo di attività fisica e la fa durante quel periodo là, allora, come dicevo prima, quel periodo là, ovvero intendo di alimentazione, allora in questo caso può avere senso. In questo caso il digiuno sicuramente mi aiuta a ritrovare le energie, perché fondamentalmente risolvo un problema che non mi permetteva di essere performante né a livello mentale né a livello fisico. Poi a livello puramente psicologico, c'è chi si trova meglio a lavorare a stomaco vuoto, cioè senza avere la digestione in corso, è più luce, più fresco, ma è un discorso molto soggettivo. Io, per esempio, se non mangio, se sto in deficit eccessivo, poi divento nervoso, non riesco a concentrarmi, e quindi per me non è una cosa, diciamo, fattibile portare avanti un digiuno troppo tempo. Quello intermittente, dopo che mi sono abituato, riesco abbastanza a farlo, però è un discorso molto soggettivo. Ci dovresti dire anche te come ti trovi, per esempio, Nick. Io mi trovo molto bene, nel senso, anche a fare digiuni molto lunghi. Io ormai ho questa storia, ma ora sto per tirare fuori un altro must, non di quest'estate, ma che va in giro da un po', è l'acqua e limone. L'acqua e limone è un altro...
li sto tirando fuori tutti, cioè ce l'ho, li ho proprio, no? Il concetto del canalizzare il corpo. E io per esempio mi trovo molto bene a digiuno, forse non lo so, quando dopo un po' che faccio il digiuno, forse perché mi sento davvero forte, certo, in realtà certo. No, mi trovo molto bene col digiuno. C'è però Walter che mi domanda. A questo proposito però, è vero che diciamo sicuramente quello che ha un impatto psicologico funziona, quindi se io penso che fare il digiuno mi fa bene, in certa misura mi farà bene, quindi è normale che starò meglio. Magari io sono una persona che è tantissimo tempo che non si sfida in qualcosa, non si mette in gioco, decido di provare qualcosa che mi sfida, sono molto motivato, ritrovo l'energia, ritrovo la voglia di fare, magari mi iscrivo in palestra, decido di trasformare in aspetto fisico, insomma da lì può partire un effetto a catena che poi ci porta veramente a migliorare. Tutto è partito dal digiuno, ma non perché il digiuno avesse degli effetti metabolici rilevanti, ma perché mi ha attivato qualcosa in testa. Allora, la questione che stai trattando è una questione di convinzioni e credenze. Cioè, se noi siamo convinti che quella cosa ci fa bene, a un certo punto come ho fatto a perdere 9 kg in un mese? Esattamente come stai dicendo tu. Ho sviluppato una forte credenza, una forte convinzione su alcune cose che stavo facendo, in maniera tale che diventassero una parte semplice per me da fare. Quindi è una questione di quanto uno crede che quella cosa gli fa bene o gli fa male. Può essere sicuramente, come dire, come dicono gli americani, un trigger, cioè un grilletto, una partenza. Certo. L'importante è avere quella partenza che ti serve per ottenere il risultato che ti serve. Cioè, io perché ti conosco e quindi riesco anche a avere delle informazioni che mi possono aiutare a curare meglio il mio corpo. Però detto questo, riuscire a dimagrire è una questione mentale, è più che altro, anzi, dimagrire come qualunque cosa nella vita è certo, come certo. Si usa la testa, come si usa la testa. Poi le informazioni sono importanti, cioè il motivo per cui facciamo questa roba qui è perché siccome mi hanno chiesto: Nick, come hai fatto a perdere 9 kg? Se gli dicevo come ho fatto io, rischiavamo di avere gente in ambulanza, e quindi ho detto: chiamo il mio amico Fabio e gli diciamo le cose corrette. Allora rispondiamo a Walter che ci chiede come si imposta un periodo di massa, poi c'è un altro pezzettino nel tempo. Ah, bellissima domanda, grazie Walter, su questo ci potremmo scrivere un'enciclopedia, penso, su questa domanda. Comunque, fondamentalmente ci sono tantissime variabili, quindi dipende, ci sono un sacco di fattori da cui dipende la risposta a questa domanda. Fondamentalmente io penso che lui intenda dal punto di vista diciamo dell'alimentazione. Innanzitutto voglio sfatare un mito, cioè molte persone dicono no, perché mettere massa muscolare è 70% alimentazione e 30% allenamento. Assolutamente no, se proprio dovesse essere è il contrario, nel senso che assolutamente la cosa più importante per mettere su massa muscolare è l'allenamento. L'alimentazione ha un ruolo di supporto. Comunque, per quanto riguarda mettere su massa muscolare, bisogna vedere diciamo da che punto si parte, cioè se sono un principiante, se sono un intermedio, se sono un avanzato. La prima cosa da impostare, come dicevamo prima, nei nostri vari livelli di importanza è il surplus calorico, ovvero devo mangiare più calorie di quelle che consumo. Questo perché? Perché se devo costruire qualcosa di nuovo dentro il mio corpo, ci deve essere energia in più, e quindi surplus calorico. La seconda cosa che va impostata è l'apporto proteico. Molti pensano, visto che devo costruire massa muscolare serviranno tantissime proteine, in parte è vero, ma la cosa strana è che ne servono di meno rispetto a quelle che avevamo quando dovevamo perdere peso. Perché questa cosa? Perché il maggiore quantità di proteine in definizione, ovvero quando perdiamo peso, ci serve per mantenere la massa muscolare che altrimenti andrebbe persa, mentre si è visto che quando ne abbiamo un surplus la tendenza a perdere massa muscolare non c'è, e quindi bastano meno proteine, che sono quelle necessarie a stimolare semplicemente la sintesi proteica. Poi vanno impostati i carboidrati e i grassi.
Allora, diciamo, la domanda un po' ci ricollega a quella dell'altra volta che fece sempre Walter. È possibile fare massa in chetogenica, ovvero bassi carboidrati? Teoricamente sì, in pratica è uno spreco incredibile perché il motore della crescita muscolare sono i carboidrati. Se noi non glieli diamo al nostro corpo, semplicemente sì, o non si cresce o si cresce di meno. Quindi quota di carboidrati, quota di grassi, che la quota di grassi è importantissima per la spinta ormonale alla crescita. Queste sono le cose principali, poi c'è la quota di acqua e tutte queste cose qua, e soprattutto va impostata nel tempo perché, per esempio, quello che dicevamo prima, la resistenza all'insulina. Dopo un periodo di surplus calorico è normale che il nostro corpo sia refrattario ad accogliere nutrienti, e quindi che succede? Che il grasso diventa sempre più recettivo e il muscolo sempre meno. Quindi va fatto, e infatti questa è la domanda che leggo sotto. Intendo anche poi il periodo di mini cut, eccetera, eccetera, per cominciare a fare massa, riprendere sensibilità insulinica. È proprio quello che stavo dicendo ora, ovvero dopo un periodo in cui mangio più di quello che mi serve, immaginate di avere i nostri muscoli che sono sempre pieni di nutrienti, sempre pieni, sempre pieni, dopo un po' non gli va più di continuare a prendere dei nutrienti, e quindi l'insulina fa molta più fatica a farceli entrare. Viene prodotta sempre, sempre più insulina, che alla fine qual è l'effetto? Che il nostro muscolo diventa poco ricettivo e diventa molto ricettivo il grasso. Quindi mangio, 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 il muscolo cresce poco e cresce molto il grasso invece. E per questo si comincia a ingrassare. Quindi cosa si fa? Si fa un periodo di mini cut, ovvero un piccolo periodo di definizione in cui si crea un deficit calorico per riaffamare le cellule muscolari e renderle più ricettive verso i nutrienti che noi andiamo a dare. Perché mini cut? Perché non c'è bisogno di farlo tanto lungo. L'obiettivo non è perdere peso qua, è risistemare un quadro ormonale che non è più ottimale. Quindi in genere dura dalle 2 alle 6 settimane. Il deficit calorico può essere più aggressivo rispetto a quello che facciamo su un periodo più lungo, perché ovviamente dura meno. Quindi possiamo anche spingerci oltre le 500 calorie al giorno, anche possiamo arrivare a 1000. Il periodo è più corto e finito questo periodo si ricomincia con la fase di massa. In genere il rapporto è 1 mese di mini cut per ogni 4 mesi di bulk, ma non c'è una regola fissa, nel senso che io posso fare un bulk più sporco, oppure posso essere più stressato, posso spingere tanto sull'allenamento e quindi perdo prima la sensibilità all'insulina e devo farlo prima, oppure posso fare un bulk più pulito, in cui in effetti il grasso aumenta pochissimo e quindi il mio surplus è molto leggero e duro di più. Non c'è una regola fissa, bisogna sempre monitorare come varia la composizione corporea, la mia resa all'allenamento, come varia i miei livelli di stress e tutto il resto. E ci abbiamo Monica che ha ancora una domanda, che l'importanza degli integratori durante il digiuno, sali minerali, eccetera. Allora, ricolleghiamoci un attimo al discorso di prima dei vari livelli di importanza. Abbiamo detto calorie, proteine, grassi e carboidrati, fibre e acqua, nutrienti. Timing, ovvero quando mangio le cose, e l'ultimo posto, indovinate che c'è in cima? Gli integratori, che sono la cosa meno importante, assolutamente meno importante. Perché? Perché fondamentalmente la nostra alimentazione deve già essere sana e bilanciata, nel senso che non posso avere grossi squilibri. Quegli integratori posso andare a darmi una mano per quanto riguarda gli integratori sportivi, che sono pochissimi a funzionare, o se ho qualche possibile carenza di micronutrienti, ma fondamentalmente devo essere già a posto, non posso affidarmi agli integratori per stare bene. Detto questo, in una fase di deficit calorico, come dovrebbe essere il digiuno per il dimagrimento, è più facile che si vada incontro a microdeficienze dei microelementi, ovvero vitamine e sali minerali. Quindi un buon multivitaminico potrebbe essere una buona idea, ma questo non solo durante il digiuno, ma durante tutta la dieta ipocalorica proprio in generale. Non prendete quelli commerciali, la maggior parte della farmacia o quelli che trovate sui siti non sono buoni perché sono estremamente sottodosati, ovvero hanno un po' che. Cioè, scrivono semplicemente la lista di ingredienti, vitamina A, vitamina D, così, ma quanto ce n'è dentro? Andiamo a vedere, troppo poco. Anche quelli che ne hanno una buona quantità, per chi ha l'occhio un po' più clinico, un po' più esperto, nel 90% dei casi mettono forme non biodisponibili, ovvero che il nostro corpo non riesce ad assorbire. E questo perché? Perché costano meno. Gli costano meno. La gente che sa questa cosa è pochissima, e loro conviene mettere cose semplicemente per fare marketing. Quindi multivitaminici buoni sono pochi, poi chi vuole sapere mi scrive in privato, io gli do, diciamo, delle marche affidabili. Questo Per per rispondere. esempio, questo è uno di quegli argomenti, tutti Nel questi gruppo, segreti certo. non Sì, scrivo certo, nel scrivo gruppo. nel gruppo. E poi, questo per quanto riguarda, dicevamo, in linea generale il multivitaminico.
per l'allenamento, quello che dicevo prima a Mirko, può essere una buona idea se io mi alleno a digiuno la caffeina. Perché? Perché mi va a dare quel boost che non avendo l'energia dal cibo non ho. Quindi questo, ma fondamentalmente poi i grandi integratori non servono, perché gli integratori non funzionano. Se funzionano fanno una minima parte, quindi massimo il 5% del lavoro. Però prima concentriamoci sui step sotto, cioè una volta che io faccio bene le calorie, faccio bene le proteine, faccio bene i grassi, i carboidrati, e vi giuro già che il 99% delle persone non ci arriva nemmeno qua, Quindi è inutile poi andare a parlare di fibre, di acqua, è inutile andare a parlare di timing dei nutrienti, ovvero quando mangio le proteine, quando faccio le cose, quando io in effetti non so nemmeno quante calorie sto mangiando. Quindi è inutile parlare di integratori in questo caso. Quindi facciamo le cose per gradi. Quindi cioè, grazie Monica della domanda, giustissima, però ho voluto dare anche questa chiave di lettura, perché spesso sbagliamo l'importanza delle cose, mettiamo le priorità, diciamo. Le priorità sono un po' confuse quando si tratta di nutrizione. È arrivato anche Simone. Ah, Simone, grande. E come al solito il tempo vola quando siamo insieme, perché sono già passati 55 minuti. Cioè è un secondo. Quando si parla di alimentazione, poi questo era il nostro argomento, come dire, lo aspettavamo. Sì, 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 sì. L'argomento per quanto riguarda l'acqua e il limone, no? Io nella mia esperienza personale questa roba mi fa stare molto bene, cioè bere acqua e limone, e volevo capire con te, ma ha una incidenza da un punto di vista nutrizionale? Allora, la maggior parte delle persone consiglia acqua e limone per poteri detossificanti e tutte queste cose qua, no? Che in realtà non c'è niente la maniera più assoluta, cioè non è né alcalinizzante né detossificante, nulla. Quello che può avere, nel caso per esempio io voglio reintegrare sali minerali, queste cose qua, invece di comprarmi il Gatorade posso farmi acqua, limone, ci devo mettere anche del sale, però se no mancano dei componenti, e ho fatto. Quindi in questo senso sì, i benefici che le persone dicono di avere sull'acqua e limone sono semplicemente un effetto placebo. Io do una pasticchetta contenente zucchero e ti dico che questo ti fa stare meglio, e molto spesso ti fa stare meglio, ha un effetto proprio verificabile a livello sperimentale. Questo perché, come diciamo l'altra volta, il nostro cervello ha la capacità di produrre sostanze chimiche a partire dai pensieri. Quindi se io penso che una cosa mi va bene, produco sostanze chimiche positive, molecole positive, che vanno a influire, ma mi vanno a risolvere delle situazioni nei casi più eclatanti. Male che vada, mi fanno stare un po' meglio. Però fondamentalmente, adesso che devo smontare anche sto mito, acqua e limone è una bufala. È proprio una bufala. È una. Sì, come il detox. Comunque non parlerò più con te dell'acqua e limone. A me piace tantissimo e la continuerò a usare. No, ma se ti piace, certo. Cavolo, ma proprio mi fa stare meglio a me. Comunque ho letto diversi libri sulla cosa. Poi anzi, propongo il prossimo argomento: acqua e limone, se per te va bene. Perché ho letto intera su acqua e limone. No, però questi miti dell'alcalinizzazione del corpo, cioè sì. Acqua e limone come quello. La prossima puntata fatiamo qualche mito allora. Allora, la puntata che potremmo creare è sfatare i miti. Quindi vi chiediamo, ora che riusciremo a mettere sul gruppo, di scrivere tutti i miti che sapete sull'alimentazione in maniera tale che acqua e zero... Aspetta, vedi, c'è un Alessandro, per esempio, limone, zenzero e miele. Zenzero, però in questo caso togliamo limone e miele che non hanno nessuna proprietà, cioè il miele nel caso una mal di gola, ma veramente sono cose trascurabili. Il miele è zucchero fondamentalmente. Lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie invece blande, nel senso che se avete l'infiammazione dovete andare dal medico, semmai vi dai farmaci, infiammazione forte, ma lo zenzero ha delle blande capacità antinfiammatorie.
Quindi lo zenzero sì, io diciamo lo metto nel limone, cioè, lo metto nell'acqua, ci metto anche del limone e del miele così, ma lo zenzero funziona. No, io il miele non ce lo metto, però acqua, zenzero e limone è proprio la mia bevanda, come dire, base, invece di bere l'acqua normale. Beh, come al solito, veramente, la puntata vola. In un attimo siamo arrivati alle 10, siamo arrivati alle 10. E allora c'è Monica. Cosa beve continuamente Fabio? E questo è il segreto che non vi dirò mai, perché io dico no, gli integratori non funzionano e poi bevo tutta la puntata. Comunque, ora che ci penso, c'è un'altra domanda che mi avevano fatto in privato da una persona che non può venire oggi, Daniele, che okay. Mi aveva chiesto, se non sbaglio, aspettate un attimo che la vado a leggere, riguardo discorsi ormonali, cose del genere. Allora, la domanda è questa: la dieta non è ottimizzata dalla secondaria il profilo ormonale, picchi e cali dei vari ormoni durante la giornata? È una domanda vastissima, complicatissima. Allora, in prima battuta rispondo che mentre una volta si faceva la cronodieta, ovvero si mangiava in base a quello che c'era, ai picchi ormonali della giornata, per esempio ho il picco di insulina, mangio carboidrati, ho il picco di cortisolo, mangio un'altra cosa, ho il picco del GH, mangio le proteine, si è visto che questa cosa non funziona, nel senso che le variazioni, a parte che non sono così importanti, sì, sono alti picchi, ma non così tanto da determinare delle modifiche. Quindi, diciamo, si è visto che posso mangiare le cose quando mi pare, fondamentalmente quando preferisco, che mi fa essere più aderente, poi calorie, proteine, tutto il resto che abbiamo detto prima. Ma la sua domanda, poi dopo me l'ha specificata meglio, era riferita a chi usa steroidi, a chi usa ormoni. Per esempio, perché chi usa ormoni, nonostante mangia tantissimo, non ingrassa? Non si potrebbe usare questa cosa anche su chi non usa gli ormoni? Allora, in teoria sì, in pratica no, nel senso che è sempre un discorso di quantità. Le oscillazioni ormonali che ha una persona che fa uso di steroidi, per esempio di testosterone, è talmente superiore a quella che potremmo avere noi normalmente, che è proprio un altro sport, è proprio un'altra fisiologia. Quindi in quel caso la persona ha la sintesi proteica talmente alta, il metabolismo talmente alto, che tutto quello in eccesso che mette dentro diventa o muscolo o lo brucia. Però è una situazione artificiale che non è riproducibile nelle persone normali. Una volta, per esempio, si diceva: c'ho il picco del GH alle 3 di notte, vado a fare allenamento alle 3 di notte, perché così cresco di più. C'è una follia incredibile, no? E infatti è una follia incredibile, perché si è visto che non funziona. Perché sì, c'è il picco del GH, ma il GH nelle persone natural, il GH è l'ormone della crescita, si è dato questo nome perché, diciamo, si è visto che faceva crescere le cellule, poi in realtà questo in vitro, poi in fisiologia, ovvero nelle persone sane, non è quello solo lo principale, e si è scoperto poi in realtà che faceva perdere grasso, e quindi via, allora il GH, facciamo allenamento a digiuno, così stimoliamo il GH. Si è visto che non è nemmeno quello il ruolo principale del GH, non è farci perdere grasso, ma è un ormone che ha il compito principale di alzare la glicemia. Ecco perché alto la notte, perché non mangiamo, quindi si alza la notte. Quindi semplicemente il discorso è, adesso siamo andati troppo nel tecnico, fissarsi troppo sui discorsi, ho gli ormoni qua, là, come faccio a alzare il testosterone, il GH, è una perdita di tempo, perché le oscillazioni sono minime e non rilevanti. Quindi, fondamentalmente, per chiudere la diretta ho voluto rispondere a questa cosa che sennò me l'ero dimenticato. In realtà per chiudere la diretta la chiude Luca Ricco, che dice: anche il miele ha attività antinfiammatorie e antibatteriche. Chiariamolo, no? Io sono d'accordo con Luca, perché Luca, dobbiamo pensare in maniera alternativa, sennò ci smonta tutti i miti. Questo ci smonta. Allora, adesso però, allora, per chiudere, allora smontiamo anche il miele. È vero che ha queste proprietà, ma sono irrilevanti anche queste. Ma quello che è rilevante del miele è la quota calorica. Quindi,
mentre ho proprietà antinfiammatorie, antibatteriche quasi nulle, sto buttando dentro un sacco di calorie. E il miele, per quanto riguarda gli zuccheri, non è diverso dallo zucchero bianco. Questo dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi dobbiamo stare anche attenti a bilanciare le varie cose delle priorità, perché per mettere dentro qualcosa che ha un basso valore di evidenza, ovvero proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, mettiamo dentro un sacco di calorie, questo è sicuro che le mettiamo dentro un sacco di calorie, e quindi non vale la pena. Guarda, abbiamo un'ultima domanda che è proprio da Gianni, è bella importante, ci devi dare una risposta, quindi leggila tu. Allora, buonasera Fabio, sto seguendo la diretta. Avrei una domanda. Come mai la mattina quando mi sveglio mi guardo allo specchio e non mi trovo grasso nel girovita, fianchi e addome? Durante la giornata, pur mangiando con attenzione, mi si gonfiano i fianchi e l'addome. Allora, diciamo, allora adesso non so la situazione, se è anche un fatto psicologico, però sicuramente quando uno mangia, il volume di quello che uno mette dentro lo stomaco, dentro l'intestino, esiste questo volume, lo stomaco si espande un po', l'intestino si espande un po', e quindi semplicemente viene più fuori quello che noi abbiamo sotto. In effetti possiamo sembrare più grassi, perché l'intestino si è un po' gonfiato, quindi la pancia è più sporgente, ma se noi andiamo a misurare la plica, ovvero il grasso sottocutaneo, che si misura con uno strumento che si chiama plicometro e ci dice quanto è spessa questa plica, noteremo che probabilmente all'interno della giornata non ci sono oscillazioni. Perché? Perché diciamo, questo grasso non risente a breve termine di quello che mangio, di quello che faccio. Quindi la plica, se scende, possiamo dire che stiamo dimagrendo, ma questo avviene a lungo termine. Se sale, stiamo ingrassando, ma non è che la sera sta a 10, la mattina sta a 8 e poi va a 11, no. Fondamentalmente sta 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 8, oppure quando ingrasso 10, dopo una settimana 11, poi 12, ma è sul lungo termine la variazione. Quindi se ti vedi un po' più grasso, non essere più grasso, sei un po' più gonfio perché hai l'intestino, lo stomaco pieno che mettono più in risalto la tua pancia. Tutto qua. Bene, grazie a tutti, siete stati meravigliosi, apprezziamo molto che ci seguite e almeno sentiamo i consigli di Fabio su come trattarci meglio. Grazie. Va bene, ciao. Buona serata a tutti, ciao. Buonasera, andate a mangiare e mangiate tanto, mi raccomando.